Amici di Tuozzer, vicini e lontani, bentornati sul mio canale. Siamo sempre qui su The Division 2 e continuiamo insieme la scoperta di queste missioni secondarie che per sbloccarle bisogna prima appunto trovare dei personaggi in giro per la mappa che poi appunto ti daranno queste secondarie che inizialmente non sono segnate da nessuna parte. Allora, mentre mi trovavo qui in questo avamposto, ed era la ricerca che cercavo, una di queste, di questi eventi qui vicino col punto interrogativo. Allora, ci troviamo qui nella crescita anomala e da questo avamposto qui, siamo qui di fronte a questo, non so che è, negozio? Sì. Allora, andando verso su, da questa strada qui ho visto che c'è una missione. Attenti alleati vicini. Sgancio Ci sono anche dei combattenti. scorte rilevato. Allora, ecco qui dentro qua c'è questo furgoncino, il furgoncino che non ci fa saltare, bello così. Ok, intanto. Ah, ecco, cercavo l'eco. Non cercavo la missione proprio interrogativo, era l'eco. Ti trattano così perché pensano di farla franca. Capisci cosa voglio dire? Devi far sì che abbiano paura di te. A scuola dicevano che reagire era peggio. Qui non c'è spazio per deboli. Se vuoi un posto tra noi, te lo devi guadagnare. Ma mi attaccheranno ancora. E tu impediscilo. Colpiscili quando meno se l'aspetta, quando sono vulnerabili. E colpisci duro, così Va evitano di bene, avvicinarsi di va bene. Allora, te. abbiamo sbloccato l'eco. Ci ritroviamo davanti a questo incendio. Prendiamo questo zainetto. E la missione dovrebbe essere qui dentro. I rifornimenti siamo a posto. Scendiamo questa scala. Abbiamo quest'altra cassettina con i kit medici. E questo ci dovrebbe Saprei dare dove trovarmi. Stephen Ehi, amico, non ci Shore. farei una pausa dalle Abbiamo notizie? bisogno di Ecco così. recuperare Steph. la nostra roba dal garage sotterraneo della residenza universitaria. E il problema è che, beh, è pieno zeppo di gentaccia. Tu sembri uno bello tosto. Non avresti problemi a stenderli tutti? Pensi di poterci aiutare? Ma io non ho capito l'amico tuo sotto la croce là che sta a fa. Che stai a fa qua? Eh? Scusami. Bene, dai. Vediamo sta missione secondaria dove è sbucata. Qua Cosa non sei sotto. chiaro? Nessun altro? Scorte del Dobbiamo avere garage. l'accesso al garage sotterraneo della residenza universitaria. I civili devono recuperare i loro averi senza essere aggrediti dalle iene. Non li faremo aggredire. Arrivo io. Facciamo un saltino. Tutta monnezza. Rifornimenti vicini. Tentazione. Chi c'è là sopra? Combattenti alleati rilevati. Combattenti parolone, te lo dico. Vicino vicino non è. Vabbè, un 150 metri, olio. Ammiriamo anche il bel paesaggio. Strade pulite. Modello svizzero. Un ratto, il ratto, il ratto. Ok. Rilevato un avamposto alleato nelle vicinanze. Mi sa che ci siamo. Agente, metti in sicurezza il garage sotterraneo. I civili devono poter entrare e uscire senza problemi. Vedo due gruppi ostili coinvolti in una rissa vicino all'area parcheggio. Sprinta in fuga spettacolo! se cerca di entrare. Attenti al nuovo arrivo! Che spettacolo! Questi si ammazzano tra di loro.
Come fai a non amare? Oh, il martellatore, è questo? Vieni qua, martellatore, vieni. Martellatore? Tanto prima che te levo la corazza. Lo scendi? Ah, ok, meglio. La corazza è andata via. Tanto guardiamo se arriva qualcuno da sotto. Questo martellatore è pure stupido. Ah. Oh. Grave trauma rilevato. Porca miseria, davvero. Dai, dai. Oh. C'era anche il martellatore. Martellatore che stranamente di solito corre, fa, s'agita. Beh, mi sa che il drone adesso non serve più. Vediamo se c'è qualche cassettina qua da queste parti che potrebbe farci comodo. Niente. Troppo ottimismo, vabbè. A fa sta missione, va. Entriamo, entriamo. Un divano, questo è buono, eh. Non è rovinato. Scritte strane sui muri. Oh, e dai, tuffati. C'è paura. Parcheggio. Ah, interessante. Ma qua di solito per aprire sti interruttori c'è da seguire il filo della corrente, che in questo caso non c'è. Dai, vieni, vieni. Addirittura. Ma ce n'è uno là a destra. Basta? Allora, no, però io voglio tornare indietro. Griglia elettrica disattiva. Serve corrente alla porta del garage. Trova l'interruzione e ripristina il circuito. Dai, venite, venite, accomodate. Posizione scomoda questa comunque. Non mi piace per niente questa posizione, io voglio tornare indietro. Vediamo qua se si apre sta porta, niente. Da fuori mi sa che non te lo fa fare il saccheggio, eh no. Allora, vediamo se c'è una discesa da qualche parte per andare di là. Eccoci, eccoci, forse qui. Esatto, mount. Passiamo di qua, passiamo di qua. Andiamo a fare un tuffetto.
Ma siamo andati avanti, mi sa, però. Non era questo proprio l'obiettivo. No, non era questo l'obiettivo. Cercavo una strada alternativa per... Ah, mi sa che non mi fa nemmeno tornare indietro, no. Che beffa. No, non mi fa tornare indietro. Vabbè, andiamo avanti. Mettiamo una torretta qua. Si mettono la torretta, siete dei duri, siete. Allora io mi sposto da qua, così la torretta non mi può fare niente. Allora non... Tutte le parole famose quelle, la torretta non mi può fare niente. Allora, c'è rimasto solo quello là. Ma la torretta ora dovrebbe distruggersi. Dopo l'uccisione del tizio. Allora, intanto togliamo il drone, lo facciamo ricaricare. Ricarica, ricarica. Inizia il download pirata, facciamo il download pirata. Cassettine qua sotto, niente. Io parto sempre con lo... Guarda questo che casca dalle scale. Oh mannaggia la miseria. Abbiamo alzato il gomito ieri sera. Vabbè, qua non ci sta niente. Come al solito. Ormai... facciamo sto download. Addirittura, vai con la disco. Tuz, tuz, tuz. Ma non avevo dubbi in merito. Non avevo dubbi in merito. E quando si toglie sta corazza? Ma solo l'amichetto Fritz là? Sì. Ok, adesso dobbiamo aprire le porte del garage, le porte dell'inferno. Cioè, niente proprio tu, Mo'. Come sei morto? Che miseria. Allora, qua non ci sta niente. No. Quindi possiamo salire. E saliamo. No, davvero. Cioè, io ho girato destra, sinistra e poi era... Cioè, no, vabbè. Sono rimasto male. Sono rimasto veramente, veramente, veramente male. Bastava seguire la missione. Vabbè, torniamo indietro. Oh, ecco, adesso si può aprire la porta. Bene, del garage. Si possono riprendersi le loro cose e raccogliere le risorse dell'area. Raccogliete, raccogliete. Perfetto, anche questa secondaria qui è andata a farsi benedire. A questo punto non ci tocca far altro che uscire saltando e risaltando. Perfetto. Quindi questa era la quarta. Sì, siamo a 4.
Non so quante ce ne saranno nascoste, però piano piano facciamo un giretto e vediamo di trovarle tutte. Io per il momento vi saluto qui, ci vediamo al prossimo video, vediamo un attimino se durante l'esplorazione mi riesce a trovare qualcos'altro, sempre come missioni secondarie nascoste, e appena trovate poi caricherò il video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!